quest'anno si è applicata e ha fatto un tempo strepitoso subito, poi però qualche problema ha avuto e non si è qualificata per i campionati del mondo con quella formula stramba, bizzarra e un po' autolesionistica dei cosiddetti trials. Trials veri sono solo nell'anno olimpico, ma hanno valore di qualificazione di trials anche i campionati nazionali americani per i mondiali. Sono stati a Eugene, dove nel 2022 ci saranno i campionati del mondo. Corsia 1, Sara Balducelli, Italia, Bracco Atletica Milano. Corsia 2, Nina Marozova, Russia. In 4, Jasmine Stowers. La 2 è vuota. Jasmine Stowers è la più forte a fianco a Christy Castle. Gambe molto lunghe per Jasmine Stowers, tanto che fa fatica anche a tenere bene in assetto. All'interno bene Marozova. Stowers va a vincere, fa questo 13-29, niente di speciale per lei soprattutto. 13-29, un attimo per dare il risultato, rivedere un po' di replay e poi chiamare la pubblicità. Jasmine Stowers, un assaggio di condizione per l'atleta americana che viaggia su tempi poco men che di un secondo. Nina Marozova per un po' ha tenuto l'atleta russa al suo fianco. Finiscono sesta e settima la campionessa italiana Giulia Tessaro e molto composta Sara Balducelli. Seconda gamba corretta, non completa del tutto il ritorno in asse. C'è sempre quello spostamento dell'anca. Sì, però non ci sta, è sì, una ragazza alta e diventa un esercizio di frequenza quasi. Deve tenere l'arto inferiore flesso all'attacco dell'ostacolo. Ecco il risultato, al termine del quale pubblicità. Allora, Jasmine Stowers 13-29 ufficiale. Ah, vento, grazie. Meno 2-7, hai voglia, 3 metri di vento in faccia. La russa 13-37, l'americana, cioè Marozova, l'americana Kristin Kastlin 13-42, Anna Platizina, ucraina 13-48. L'estero